mitico banco di ricarica della Anker che salva sempre la situazione. Niente, allora ieri sera alla fine non ha fatto un grande temporale, per fortuna. Ho anche messo la copertura sopra il furgone apposta per l'eventuale pioggia, ma in realtà poi non ha piovuto e quindi per fortuna ci siamo salvati e non abbiamo dovuto affrontare appunto una nottata di tempesta. C'è stato solo un po' di vento e quindi poi tutto bene. Adesso è mattino, qui siamo parcheggiati in un parcheggio appena fuori Merano e oggi credo che andremo a visitare Merano e poi andremo qua sopra a fare un, se non è troppo caldo, un sentiero che si chiama Sentiero dello Scoiattolo, molto carino. E allora volevo un attimo finire il discorso di ieri sera, facciamo ancora finta che sia il giorno 25, anche se adesso questa mattina di fatto è il giorno 26. Allora ieri sera mi stavo dicendo appunto che vivere in questo modo, girare senza avere nessun tipo di obbligo, no? Senza nessuno che ti può telefonare. Io di fatto tengo il telefono spento anche una settimana e nessuno mi... non succede niente, ecco. Nessuno mi può dire quello che devo fare il giorno dopo, il giorno successivo, quando devo tornare, come devo comportarmi, quello che devo dire, quello che devo pensare. Faccio esattamente come mi pare ogni giorno. E allora questo modo di vivere ti proietta in una dimensione molto diversa e vi stavo accennando, credo, al fatto che una volta discorrendo con un mio amico lui mi ha detto: vedi, io sono molto più ribelle di te, come se fosse una gara essere ribelli, perché io mi informo attraverso fonti alternative, mi nutro solo con verdure biologiche e queste cose qua, no? Niente, allora è appena passato un signore del campo sportivo che è adiacente a questo parcheggio dicendo che qui è vietato campeggiare e in effetti laggiù si vede, adesso qui c'è una sbarra in realtà che però viene aperta, detto che viene sistematicamente aperta da qualcuno e quindi i camper riescono a passare. In realtà io col furgone riesco a passare sotto a qualsiasi sbarra perché il furgone è alto meno di, cioè, 2 metri, diciamo. Le sbarre solitamente sono a 2 metri 15 2 metri 20, quindi riesco ad andare dappertutto. Comunque, a parte questo dettaglio, che adesso ci spostiamo perché abbiamo dormito qui questa notte, non c'è bisogno che restiamo ancora. Allora cerco di concludere il discorso. Questo mio amico un giorno mi disse così: no, io sono molto più ribelle di te, come se fosse una gara, ripeto, essere ribelli, perché appunto io seguo le filosofie orientali, mi informo in maniera alternativa, mangio soltanto cose biologiche, eccetera eccetera eccetera. Ha fatto tutto un elenco di cose. Allora lì, per non offenderlo, naturalmente non gli ho risposto, però a mio parere, fin tanto che una persona continua a lavorare tutto il giorno, ha un mutuo come lui con una banca e quindi è legato praticamente a vita a pagare, non conosce nulla del denaro, non sa gestire il denaro, non ha dei risparmi, quindi spende quasi tutto quello che guadagna molto spesso in scemenze, non ha mai coltivato un orto, non ha mai tagliato un solo albero nella sua vita ed è obbligato ogni giorno a fare quello che il sistema lo obbliga a fare, ecco, non sei per niente un ribelle in quel caso, sei assolutamente conformato al sistema e fai sostanzialmente quello che fanno tutti. Essere ribelli non significa mangiare la verdura biologica o ascoltare certi canali YouTube o piuttosto che, non lo so, fumarsi le canne. Quello non vuol dire essere ribelli. Essere ribelli, a mio parere, significa riuscire a vivere in modo tale che il sistema non ti obblighi a fare quello che vuole lui ogni giorno. Poter scegliere cosa fare ogni giorno e vivere la propria vita liberamente, ecco, questo significa essere, secondo me, dei ribelli.
Bene, Merano, cittadina tranquilla, anche abbastanza carina, niente di particolare, però meritava una visita. Adesso facciamo un po' di pranzo e poi, se lo troviamo, andiamo al sentiero dello scoiattolo. Tra l'altro fa veramente caldo incredibile, siamo a Merano, ci sono 31 gradi, sarà anche mezzogiorno, ma ti aspetti 31 gradi a Merano. Ragazzi, fa un caldo, il sentiero dello scoiattolo me lo faccio in ciabatte oggi. Laggiù si vede l'ippodromo di Merano e poi l'intera cittadina di Merano che abbiamo visitato questa mattina. Io ho un passato da lavoratore nel campo delle scommesse di cavalli, è uno di quei giochi d'azzardo che di fatto fa solo perdere, quindi fate tutto nella vita tranne che giocare ai cavalli. Sentiero dello scoiattolo, o degli scoiattoli, non lo so, molto carino per i ragazzi, si sono divertiti. Adesso naturalmente, come sempre, come praticamente ogni giorno trascorso in montagna dell'ultimo ormai quasi mese, sta avvenendo brutto tempo, quindi questa notte si prevede ancora pioggia temporali. Visto che sono molti giorni che andiamo a dormire per strada dove capita e cuciniamo nel furgone, questa sera ci concediamo una serata al Forst di Forst. C'è il paesino di Forst dove la famosissima birra Forst ha la sua fabbrica originale, dove è stata credo inventata addirittura questa birra, e lì c'è anche un posto dove si mangia e andremo a rilassarci un po' e a berci una birra. Pausa ad un parco giochi per far rilassare un po' i bambini, non che non si siano rilassati abbastanza oggi, si sono divertiti, abbiamo fatto praticamente tutto per loro. Facciamo giusto una pausa perché poi c'è una fontana, ci rinfreschiamo un attimo. Ho visto che c'è anche un piccolo corner di book crossing dove ci sono dei libri, quindi prenderò qualche libro magari da leggere. Abbiamo fatto una scappata veloce ai giardini di Sissi, della imperatrice Sissi, perché volevamo dargli un'occhiata. In realtà chiudevano alle 7, erano le 6:40, quindi non abbiamo visto nulla in realtà. Adesso, come promesso, andiamo a fare una visita al primo, unico, vero ristorante birreria Forst. Praticamente una sorta di sagra di paese con le panche all'esterno. Siccome si trova lungo la strada ci sono tantissime persone, è come essere alla sagra però senza che ci sia la sagra di paese. Tutto sommato non è neanche carissimo, un paio di wurstel di maiale, la griglia, 4,70 euro, un maxi bratwurst alla griglia da 250 grammi, 7,50 euro. E poi anche i secondi li ho visti passare, ad esempio la costina di maiale allo spiedo con le patate fritte, 12,20 euro, non è carissimo considerando che siamo in Alto Adige. I prezzi qui sembrerebbero più onesti. Invece le birre sono un po' care, la Sixtus scura, che è la mia preferita, da mezzo litro 5,30, è abbastanza caretta. Tanto la coda della gente che aspetta aumenta. C'è una coda pazzesca, guardate quanta gente che sta mangiando e sta iniziando anche a piovere molto forte. Adesso non so quello che succederà, sono contento che noi ce ne andiamo. Oggi dormiamo qui, siamo sotto Castel Firmiano, vicinanze di Bolzano, ci sono i bagni, c'è l'acqua, il parcheggio è tranquillo, quindi ci fermiamo qua.
Ok, naturalmente non è una delle nostre giornate nottate dell'estate povera se non inizia a piovere. Una cosa interessante è che non uscendo quasi mai, non andando quasi mai nei locali, poi quella volta che si esce e si va a bere una birra, è una gran festa. Invece se questa cosa fosse la routine durante la vacanza, allora sarebbe qualcosa di poco piacevole. Invece andare, frequentare un locale, è anche piacevole frequentare un posto molto frequentato, ecco, con molte persone, e bersi una birra e fare qualcosa come la fanno tutti una volta tanto, diventa qualcosa di straordinario, no? Se fosse invece la routine quotidiana, perderebbe di quel sapore di novità, di cosa bella, piacevole, straordinaria, ecco, che abbiamo fatto questa sera. Vi do la buonanotte, confido in un tempo migliore domani, si conclude la giornata numero 26 e con domani piano piano ci avviciniamo a casa.